Benvenuti amici di AndroidWorld.it, torniamo in compagnia del nostro Nexus 4 e di Xposed per farvi vedere un nuovo modulo che si sposa perfettamente con il Google Experience Launcher del Nexus 5, o meglio Google Now Launcher, come è stato recentemente rinominato dopo l'ultimo aggiornamento di Google Search. Come probabilmente appunto saprete, il launcher del Nexus 5 è sostanzialmente incluso dentro Google Search, per questo ho parlato di aggiornamento di Search riferendomi all'aggiornamento del launcher. Ma vediamo in concreto a cosa serve questo modulo. Questo, come vedete, appunto è il launcher di Google del Nexus 5, quello che mette appunto Google Now al centro della nostra esperienza Android. E il modulo in questione si chiama Xposed Gel Setting, conservando ancora la vecchia dicitura appunto di Google Experience Launcher. Permette sostanzialmente di cambiare tutta una serie di impostazioni del launcher, appunto, che di solito ci sono nei launcher di terze parti come Nova, Apex, eccetera, e che invece il launcher di Google non ci mette a disposizione. Si tratta di un modulo tutto sommato molto semplice da usare, nonostante sia in inglese, perché le opzioni sono comunque molto comuni e le avrete già viste altrove. Per esempio, possiamo nascondere la barra di ricerca se non vogliamo avere la barra di ricerca persistente, possiamo cambiare la griglia sia del desktop che dell'app drawer. In questo caso il modulo ci invita a stare attenti nel non rimpicciolire troppo le icone la griglia, perché in quel caso potremmo perdere appunto delle applicazioni. In caso qualcosa non andasse storto, l'importante è ritornare qui, disabilitare la modifica della griglia e in questo modo ritorneremo ai valori predefiniti. Come vedete, è possibile cambiare le righe e le colonne sia della home che dell'app drawer. Se vogliamo per esempio avere qualcosa di molto denso, vi faccio vedere proprio l'effetto per certi versi peggiore, tanto per farvi capire quanto in là si possa spingere. Per applicare cambiamenti dobbiamo premere qua, verrà killato il processo Google Quick Search Box, che come vedete è appunto Google Search, e riavviato. E come vedete adesso infatti le icone sono piccolissime e nell'app drawer è successo una vera accozzaglia che infatti le rende praticamente illeggibili. Se vogliamo appunto riportarci su valori un pochino più normali, possiamo per esempio fare una cosa di questo tipo e modificare di conseguenza anche la home, facciamo 6 righe e 5 colonne, riavviamo. Ecco qua, le cose adesso sono decisamente più leggibili anche nel launcher, ma come vedete sono illeggibili i nomi delle varie icone, che in questo modo sono anche un po' bruttini a vedersi. Se però vi piacesse l'effetto, potete abilitare le modifiche alle icone e disabilitare il testo sotto l'icona nell'app drawer. In questo modo riavviamo nuovamente e ritorniamo al nostro app drawer, che come vedete ha le icone un pochino più fitte, senza testo sotto, ma comunque perfettamente riconoscibili se siete abituati appunto a visualizzare le vostre applicazioni più tramite l'icona che tramite il testo scritto sotto. Possiamo nascondere le etichette anche nella home, possiamo cambiare la dimensione delle icone e anche quella del testo che le accompagna. A questo punto possiamo fare un po' di prove. Le icone possono solo essere ridotte in dimensione, non portate oltre il 100%. Hot Seat si riferisce alla dock, tanto per essere chiari, dock che come avrete già visto era piccolina, possiamo aumentarla un pochino, possiamo aumentare il numero di icone disponibili nella dock e infine possiamo importare ed esportare tutti i cambiamenti effettuati. Un clic qui per riavviare, ok, e adesso abbiamo nuovamente i nomi le etichette sotto le icone, che però come vedete sono più piccolini, quindi sono quasi leggibili. Volendo potremmo affinare ulteriormente la cosa riducendo ancora di più la dimensione del testo. Vediamo adesso se risultano leggibili. Sì,
Vedete, in questo modo, avendo ridotto il testo del 50%, siamo riusciti ad avere più icone col testo più piccolino, ma comunque insomma ancora abbastanza leggibile. Si tratta di fare un po' di prove per adattarlo ovviamente alla risoluzione e alle dimensioni del vostro display, del vostro smartphone o del vostro tablet, in modo da trovare la combinazione che più preferite. Le impostazioni, come vedete, non sono appunto moltissime, si limitano alle cose basilari che comunque Google non ci mette a disposizione e che questo Exposed Gel Setting riesce a fare in maniera semplice e veloce. Per questa breve prova è tutto, un saluto da Nicola Ligas per AndroidWorld.it.